Contagi e ricoveri in rialzo, imperversa la variante Delta in azienda ospedaliera. Nell'ultima settimana sono entrati nei reparti Covid 6 nuovi pazienti. Un numero contenuto, ma comunque allarmante, se si considera che la settimana precedente i nuovi ricoveri erano scesi a zero. Tra i nuovi casi c'è anche un neonato di appena un mese, positivo al virus, ma in via di dimissione perché in buone condizioni di salute. In 7 giorni sono stati effettuati 8.858 tamponi di screening, 49 i casi positivi, pari allo 0,5%. La settimana tra il 29 e il 6 luglio scorsi ci si fermava allo 0,2%. I campioni positivi sono stati tutti sequenziati e hanno dato esito variante Delta nel 70% dei casi. La stessa tendenza si rivela tra i ricoverati. Su 9 pazienti, 5 hanno l'indiana. Per carità, non ci preoccupano, non ci spaventano, non ci creano nessun problema, però insomma, ecco, ripeto ancora, ci fanno stare un po' con, come si suol dire, le orecchie alzate, insomma, ecco. Quindi attenzione. La vaccinazione rimane fondamentale per prevenire gli effetti nefasti del virus. Dei 9 ricoverati, 4 non sono vaccinati. Altri 3 hanno ricevuto il vaccino cinese Sinovac, efficacia stimata al 51%, utilizzato nel programma COVAX, che ha l'obiettivo di estendere la vaccinazione ai paesi a basso reddito, altrimenti esclusi da ogni profilassi. Gli ultimi 2 degenti sono anziani, debilitati, vaccinati con Pfizer. L'appello a aderire alla campagna vaccinale e a sottoporsi spontaneamente, volontariamente, al tampone che viene offerto dai nostri servizi nei vari punti, appunto, tampone che abbiamo in azienda ospedaliera e anche presso la fiera. La curva del contagio dunque si sta rialzando. In Veneto si passa da 5 a 11 casi ogni 100.000 abitanti. La provincia di Padova si attesta ad un tasso lievemente inferiore, tra 7 e 8 casi ogni 100.000. Al rallentamento, alla frenata della curva dei soggetti, dei casi attualmente positivi, siamo passati ad un rialzo della curva, quindi ad un aumento di casi attualmente positivi, che per carità non sono numeri che ci spaventano. Abbiamo visto sono 45 in questa settimana nella provincia di Padova, ma è una, ripeto, attenzione, questa è una misura algebrica, quindi un più e meno, insomma, chi esce e chi entra. E quindi vuol dire che ci sono molto più positivi rispetto a quelli che si negativizzano. Su 2.300 accessi al pronto soccorso, 179 sono legati a sintomi riconducibili al Covid. Di questi, 148 sono pediatrici e solo 31 relativi a pazienti adulti. Nonostante questa sproporzione, a seguito degli accertamenti, solo un piccolo paziente su 148 sospetti è effettivamente risultato positivo. Il bebè presto tornerà a casa.